C'è una cosa per cui liberi professionisti, coach, consulenti sono in difficoltà in questo momento nel loro business, è proprio la mancanza di avere nuovi lead caldi tutti i giorni, quindi persone interessate che vogliono entrare in contatto con te, col tuo business, su ciò che fai, ciò che proponi, ok? Quindi questo è importante, importantissimo, ok? Avere nuovi lead caldi tutti i giorni da trasformare poi in clienti. Ok, quindi se anche tu hai questo problema, ascoltami bene in questo video perché ti darò 5 modi per cui avere questi lead caldi, queste persone interessate nel sapere quello che fai, qual è il tuo brand, cosa ti occupi e quelli che sono i tuoi servizi o prodotti. Ok, quindi partiamo subito. Il primo è quello di avere un pezzo di contenuto tutti i giorni scritto sui social. Quindi un post, ok? In parole povere, un post sui social che va a distribuire e incastrarsi nel tuo ecosistema di marketing. Quindi avere un piano di marketing innanzitutto, dove il primo tassello è proprio quello di postare sui social. Cosa puoi postare? Puoi postare degli approfondimenti su chi sei, cosa fai, qual è il tuo prodotto, qual è il tuo servizio, informa il tuo pubblico di quello che è il tuo brand, okay? Quelli che sono i tuoi valori e come in qualche modo puoi aiutare. Dai un pezzo di contenuto di valore tutti i giorni per aiutarli nel risolvere i loro problemi. Okay? Quindi questo puoi usarlo con diversi angoli, puoi usarlo con dello storytelling, utilizza vari segmenti di pubblico che spingono poi a compiere un'azione finale, quindi con una call to action finale nel fare qualcosa, cioè può essere condividere il post, scrivere un commento, contattarti, ok? Scrivere in DM per avere più informazioni su quell'argomento e questo già comunque ti porta nuovi lead tutti i giorni. Secondo mondo sono le storie con delle call to action. Anche qui nei social ogni giorno per 24 ore puoi pubblicare 3-4 storie che vanno anche qui a utilizzare vari segmenti del tuo pubblico e li spingono a fare un'azione. Quindi con una call to action finale usa dei sondaggi, okay? Usa dei pull in modo da farli interagire e magari invitarli anche qui a conoscere di più su quelli che sono i tuoi servizi, i tuoi prodotti. Okay? Nelle storie si tende più a vendere, ok? Invece nei post devi occuparti più di dare valore, nelle storie puoi dare sì valore, ma anche puoi spingerti un po' più sulla vendita, quindi nel contattarti, nel ricevere qualcosa di gratuito da parte tua. Terzo modo, risorsa gratuita nel gruppo Facebook, ok? Quindi se ancora non hai un gruppo Facebook privato, ti consiglio di aprirne uno. È molto importante riuscire a avere una community privata di quelli che sono i tuoi potenziali lead, i tuoi potenziali clienti, ok? In modo da dare tutte le settimane una risorsa gratuita, che è ciò che faccio io. Quindi se ancora non sei iscritto, iscriviti, ti metto sotto il link per il mio gruppo Facebook dove andiamo a capire come sfruttare le tue competenze, le tue passioni per trasformarle in un business redditizio. Ogni settimana quindi io do una risorsa gratuita nel mio gruppo, qualcosa che aiuta le persone della mia audience a raggiungere i loro obiettivi, quindi passare da una situazione A alla situazione B e questo crea un effetto compound perché ogni volta che io arrivo al mattino sul mio gruppo trovo delle richieste per scaricare quella risorsa gratuita. E queste richieste poi si trasformano poi in comunicazioni dirette con loro e poi queste comunicazioni, con messaggi ovviamente, si trasformano poi in vendite. Quarto modo, annunci di remarketing che puoi utilizzare tranquillamente con le sponsorizzate di Facebook in modo davvero molto molto conveniente perché costano pochissimo e vanno un po' a riprendere tutte le persone che sono venute in contatto con te, che hanno visitato il tuo sito, ti hanno in qualche modo contattato già in qualche maniera precedente e li puoi in qualche modo appunto richiamare e provare a inserirli magari nella tua lista privata, nella tua lista di email. Oppure puoi contattare le persone che hanno già comprato qualcosa da te, qualche prodotto low ticket, hanno fatto un'azione nel tuo ecosistema. Non è assolutamente caro, come dicevo, è spingere le persone a comprare qualcosa di economico da parte tua, un piccolo PDF, un ebook. Ad esempio, uso i prodotti a marchio privato, che sono prodotti con i diritti di rivendita che i professionisti possono usare nel loro ecosistema di marketing per magari sfruttarli in diversi modi, in tantissimi modi. E questo può avvenire magari con dei prezzi davvero modici, oppure dei workshop.
tengo spesso dei workshop su dei temi specifici come YouTube, come creare un canale YouTube, personal brand e vari altri temi, ok? Tutto con dei prezzi che possono andare dai 7 euro fino ai 60, 70, 80 euro, dipende dal tipo di risorsa. Ecco, tutte queste persone possono essere riciclate, ok? Rimesse nella macchina di marketing per portarle poi a dei prodotti più ad alto costo o delle consulenze, dei pacchetti di consulenza. Quinto modo, cold funnel, ok, questa è una cosa che sto facendo negli ultimi tempi. Anche qui puoi utilizzare i Facebook Ads, quindi delle campagne di Facebook investendo davvero pochissimo, con dei lead magnet, ok, che portano ad una risorsa a pagamento, qualcosa anche qui di economico, di low ticket. Per invogliare l'utente a conoscere qualcosa di te, a tirare fuori il portafoglio, tirare fuori la carta di credito, spendere qualcosa, quindi sono già persone che hanno dimostrato di fidarsi in qualche modo di te anche per magari risorse piccole, quindi non diventerai ricco con queste cose qua, però è un modo per attirare a te nuovi lead caldi, persone che magari appunto in questo caso hanno già speso e sono interessate poi a spendere di più, a affrontare dei percorsi di coaching, di consulenza magari a più alto prezzo, e questo è un buon modo per fargli comprare un'azione e creare nuovi, in questo caso non più lead, ma proprio buyer, quindi già piccoli buyer che hanno dimostrato di darti fiducia. Consiglio bonus. Ed è un po' la somma di tutto quello che abbiamo detto, creare il tuo ecosistema. Sebbene questi modi, ok, che ti ho appena spiegato, funzionano molto bene anche singolarmente, il fatto di metterli a lavorare tutti insieme crea questo ecosistema, come ti dicevo, che una volta messo in moto hai due grossi vantaggi. Il primo motivo è perché devi diversificare i modi in cui crei diversi nuovi lead tutti i giorni, ok? Non puoi affidarti soltanto ad una metodologia per acquisire lead, ok? Che sia a pagamento, che sia gratuito, non importa, perché se quella metodologia, quel metodo in qualche modo viene meno, ok? Tu sei fregato, non hai più la possibilità di acquisire nuovi lead, nuova linfa vitale per il tuo business, nuove persone interessate tutti i giorni, quindi devi metterle in pratica tutte quante, ok? Più oggi te ne ho dette 5, ma più metodi metti in pratica tutti i giorni per portare gente a conoscere quello che fai e quello che è il tuo personal brand, meglio è, okay, per la tua struttura. Quindi questo è il primo motivo. Secondo motivo, il modo in cui le persone comprano oggi, okay, è completamente diverso da quello che avveniva fino a qualche anno fa. Quindi cosa è successo? Fino a qualche anno fa bastava un piccolo funnel, ok, con un prodottino e ti poteva anche bastare così, ok? Tu facevi lead, si trasformavano in clienti e basta. Ora questo modo di fare non è più sufficiente, la concorrenza ormai è diventata tantissima, la concorrenza è alle stelle, non puoi più basarti su metodi antiquati, ma devi creare un ecosistema di più metodi che girano insieme e portano le persone a sapere più di te, cosa fai e quello che è il tuo prodotto o servizio. Magari comprano oggi, magari comprano domani, magari comprano tra un mese, due, ok? Questo non puoi saperlo. L'importante è riuscire a capire che l'ecosistema è un passo fondamentale per continuare a nutrire queste persone, vuoi col gruppo, vuoi con i social, con i tuoi contenuti giornalieri. Devi continuare a dare valore, a nutrire queste persone finché arriverà il giorno in cui diranno: ecco, questo post mi ha fatto scattare qualcosa, ho capito che Stefano è la persona giusta per me, che mi può aiutare. E inizierai una conversazione con loro, ok? Siamo ormai nell'era della comunicazione, della conversazione, ok? A tu per tu con le persone non vogliono più, la gente non vuole più cose fredde dove scarica la risorsina e basta. Devi portare le persone a creare una conversazione sana, ok? E naturale con queste persone, ma fagli capire che tu sei la persona giusta che li può aiutare e questo si tramuterà in una vendita. Crea più percorsi in modo tale che possa differenziare anche le tue offerte, crea diversi servizi in modo da accontentare diverse fasce del tuo pubblico e questo puoi fare appunto con questi metodi che ti ho spiegato oggi. Sono felice di poterti aiutare in tutta la costruzione di questo ecosistema. Se vuoi saperne di più, ok, contattami, ok, qua sotto nei commenti. Io sono sicuro che magari lo farai oggi, lo farai domani, lo farai
quando sarà il momento giusto, come ti spiegavo prima, anche per me, per capire che sono quella persona giusta che può aiutarti e può darti una mano nel raggiungere i tuoi obiettivi. Ok, grazie per avermi ascoltato. Se fosse questo il momento giusto, contattami e vedremo insieme come iniziare. Ciao da Stefano.